Fredrik Sørensen, intanto bentornato in Italia. Dopo queste avventure all'estero, come mai il ritorno in Italia e proprio al Pescara? Ma ho sempre stato bene qui in Italia, però 5 anni fa ho voluto andare un po' all'estero per cercare di vivere un'altra cultura calcistica e adesso quest'inverno, quando è venuto a Pescara, ho colto l'occasione di tornare in Italia. Sì, è un buon progetto qua e non vedo l'ora di continuare. Ecco, della tua esperienza all'estero, che cosa, hai riportato allora nel tuo bagaglio? Ma sicuramente tante esperienze come uomo, ma anche nel calcio. Abbiamo fatto una di Europa League, che comunque sono state esperienze importanti. È chiaro che sono anche cresciuto come giocatore all'estero, quindi questo me lo riporto rispetto a 5 anni fa, quando ero in Italia l'ultima volta. Ecco, la scelta di Pescara in un momento difficile della squadra, che gruppo hai trovato intanto? No, ho trovato un buon gruppo di ragazzi che forse hanno colpito un po' della fiducia, ma se cerchiamo tutti insieme di combattere tutti i giorni per poi fare un grande girone di ritorno, e questo deve essere il nostro obiettivo per forza. Ecco, vieni da alcuni problemi fisici, e come ti senti? Hai recuperato? Stai recuperando? Hai fiducia anche nel tuo fisico? Sì, no, io sono stato bene l'ultimo anno, sempre stato bene. Sono stato per scelte tecniche non in campo, ma fortunato non mi sento molto bene e non vedo l'ora di giocare tante altre partite. Ecco, già subito titolare a Salerno in una partita che non è andata bene. Intanto, che partita hai visto là? Che lavoro c'è da fare? E poi in vista anche di quella partita difficilissima che sarà quella di Chievo contro il Chievo Verona. No, ho trovato, secondo me non abbiamo, cioè è chiaro che abbiamo perso 2-0, ma se siamo andati a analizzare le partite, abbiamo fatto un bel giro di pallone, però bisogna essere più concreti avanti, questo è sicuro, perché bisogna fare gol per vincere le partite, quello è sicuro. Ma ci lavoriamo questa settimana qui e poi andiamo a fare battaglia a Verona. Sappiamo che è una buona squadra, ma anche noi, se riusciamo a fare tutte le nostre potenzialità, siamo una forte squadra, quindi questo dobbiamo fare vedere. Che gara ti aspetti a Verona? Ma sicuramente forse un po' più come a Salerno, noi siamo la squadra fuori, però secondo me bisogna che facciamo vedere proprio che abbiamo voglia di fare gol, e questo qui deve essere la differenza rispetto a domenica scorsa.